follow me. Quanto brilla il rollo. Ciao poveri. Te li do io 50 per la vendita. Oggi si fa tappa a Rimini, siamo io e mia mamma che dobbiamo andare a ritirare dei documenti importanti, l'analisi di mio nonno, la Martina penso che stia girando per Bologna facendo finta di essere un'universitaria, cioè quello che ormai non è più. Mentre Carlotta è a Rimini, Martina passa del tempo con una sua amica dell'università. Sara, è mezzogiorno e 20. Cazzarole tardi. Ho sprecato l'autostrada. Perché? Che sono 50 centesimi. E quanto ti serve? 1 euro. Ma cazzo Sara! Per permetterle un sano ritorno a casa, Martina è costretta a prestare 1 euro alla sua amica. Dai, ciao Sara. Ciao Sara. Ciao, dai. Grazie per quell'euro. La giornata dei nostri poveri prosegue come al solito. Beh, qui anche oggi sono venuto qua a scroccare perché oggi sono andato a suonare nei portici. Magari guardo che c'è. C'è fame. L'erbetta. Oh, mi hanno lasciato da mangiare. Ora vi saluto perché questo è il mio pranzo. Bella. Ho deciso di farmi dei guanti, ma chiaramente non ho i soldi per comprarmeli, quindi li ho fatti io. Solo che come avevo pochi soldi per la lana, chiaramente li ho fatti senza dita. Vabbè. Pum. Gianmarco, al mattino, si trova nei pressi della sua scuola. Martina sembra essere preoccupata per qualcosa. Stasera ho il primo concerto e sono un po' emozionata perché ho paura. Sicuramente andrà benissimo. Questo è un vestito che ha fatto la Martina nel suo studio. Stasera la Martina farà un concerto in un locale famoso di Bellaria. La chiesa. Aspettavamo tutti con gran ansia questa serata, infatti saremo io e mia nonna a vederla. Marti, ti voglio bene. Anch'io. Al concerto di Martina è presente anche la sua nonna. Stiamo tornando a casa dopo il concerto, a piedi perché fa bene, poi l'unica macchina che avevamo si è rotta. Purtroppo siamo stati costretti ad abbandonare prima il concerto perché se non partivamo subito, dai, entro mezzanotte non arrivavamo a casa e adesso sono 9. Adesso siamo nella borgata vecchia, Picchietto. Sì, il luogo dove puoi incontrare qualsiasi tipo di persona. Tutto d'un tratto, Martina si prende qualche secondo per riflettere. E senza spiegare perché, ruba una macchina. Te li do io 50 per la vendita.